Ecco una cara amica, Margherita Celestino, una nostra conterranea, poetessa che è di successo pure. E devo dire che attendevamo un altro ospite. Ecco, Margherita Celestino è qua perché il signor preside Filipponio di Cosenza, che attendevamo, ha telefonato e vi saluta a tutti quanti. Questo è un amante della nostra Morano, voleva declamare una poesia in moranese che aveva composto. Quindi lui all'influenza non è potuto venire. Abbiamo Margherita Celestino. Le cose accadono così. Noi cerchiamo di interpretarle. Oggi l'anima violenta straripa dentro il verso iridescenze di cristalli dirompenti, poi scende greve a valle e nel tumulto impetuoso dei rottami, in un fiume di lacrime salate, traboccano i cocci di una vita infrantasi nel mondo. Brandelli ansimanti di sorrisi nella rincorsa eterna di un abbraccio. Avanzi sperduti di onestà che sperano ancora nel domani. A Levante il ricordo del sole si fa vago. Di tanto in tanto riaffiorano bagliori, languidi, superstiti, impauriti, per ritrovare perle ormai svanite e nei chiarori incerti rivivono ringhiosi fantasmi scongiurati nei sottoboschi scivolosi della vanità. Riemergono angosce annegate dentro fiumi di alcol, riaffiorano fallimenti e incertezze, ingoiate nel buio insieme a pillole di estasi. Tendono manine inermi bambini barattati per un moderno Dio libidinoso. Si spengono i bagliori e notte fonda, e al pensiero del dirupo dentro le vene ogni goccia di sangue si fa grumo. Grazie. Grazie, complimenti, grazie. Bene, siamo davvero alla conclusione e non potevamo non concludere questa rassegna con il patron Mario De Rosa che in questo momento terminale ci dedica